Buonasera a tutti. Possiamo dare in questo breve tempo un accenno, un catalogo delle questioni nazionali, delle principali questioni nazionali. Quel che è accaduto in questi mesi ha rimesso radicalmente in discussione aspetti strutturali e simbolici della nostra realtà, la percezione della morte, della vita, Dio e il dolore, la tecnica e la scienza. Lo sviluppo economico e l'etica sociale, il valore e la validità delle democrazie. Poiché noi ci siamo trovati a vivere, potremmo definirlo così, un ossimoro esistenziale, una contraddizione in termini. L'esistenza è fatta di relazioni e qui le relazioni sono state negate. Noi siamo stati il nostro nemico, il nemico degli altri, soprattutto di coloro che amavamo. Le relazioni ne sono uscite sconvolte. Abbiamo visto tuttavia scene di grande solidarietà e di grande vicinanza. Il sacrificio di alcuni ha riscattato molti. Medici, infermieri, volontari, sacerdoti che sono morti a decine. Non a caso il Papa, unico punto di riferimento nazionale e internazionale in questa vicenda, li ha accomunati sotto la definizione di sacerdozio unico. Il secondo elemento di questo ossimoro esistenziale è la percezione del dramma. Il dramma non è stato uguale ovunque e ovunque non è stato percepito nello stesso modo. Altra cosa è coloro che hanno vissuto direttamente o indirettamente da vicino questo dramma, altra cosa sono coloro che hanno avuto notizia del dramma, ne hanno pagato le conseguenze, ma non l'hanno vissuto direttamente. Diverso è quel che è accaduto al nord da quello che è accaduto in altre aree del paese. Una sorta, potremmo dire così, di linea gotica della pandemia. Il paese si è ritrovato nuovamente diviso. Una divisione materiale, psicologica, culturale, che mette capo a una diversa percezione. E la diversa percezione sarà foriera di diversi comportamenti, su un piano culturale, su un piano sociale. Credo che si debba partire, ripartire sempre dalle vittime e dal dolore, qualsiasi argomento si affronti. Soprattutto per noi cristiani, questo è un impellativo necessario. Dobbiamo partire, cioè, dall'angoscia dei morenti, dalla loro solitudine, dobbiamo partire dal dolore, dobbiamo partire da coloro che oggi pagano anche dal punto di vista sociale ed economico conseguenze pesanti. Ripartire dal dolore per un cristiano significa ripartire dal kerygma della fede, dai fondamentali della propria fede. E accanto a questo, ripartire dal kerygma significa ritornare nel cuore della società. Qui torna centrale il tema della presenza sociale della Chiesa nella società. Quella presenza che negli anni, nei decenni, ha laicamente maturato e sviluppato una concezione democratica, potremmo chiamarla social-liberale, della società, fatta di corpi intermedi, di sussidiarietà, intesa non solo in senso verticale, ma orizzontale, di spirito di intrapresa. Questa solidarietà non è venuta meno in questi mesi. Anzi, in alcune zone del paese si è persino accentuata, vista l'emergenza della pandemia, ma è stata di fatto come marginalizzata da un punto di vista nazionale, a favore di una centralizzazione governativa in parte inevitabile. I cosiddetti corpi intermedi vanno ripresi e difesi, rimotivati nel loro significato generale. Non secondo pur legittime rivendicazioni corporative o settoriali o di categoria, ma nel loro significato generale. Penso a tutto il sistema educativo, ad esempio, scuola privata compresa. Penso all'assistenza e alle diverse forme di cooperazione sociale, poi a quel variegato mondo del volontariato. Ritrovare un significato generale che sia in se stesso anche positivamente critico nei confronti delle culture e nei confronti delle istituzioni. Fare questo
Significa ripensare non solo quello che si fa o si è fatto, ma inventare anche cose nuove. E fra queste credo che sia indispensabile, dopo gli effetti del coronavirus, un patto generazionale che si traduca in strutture fra giovani e anziani. Sono morti più anziani da noi che in Giappone, ci ha raccontato il Sole 24 Ore, perché il virus da noi si è insinuato nelle pieghe della solitudine. Da noi prevale un'idea della medicalizzazione della cura della terza età. Anzi, il virus ha enfatizzato un fenomeno che possiamo vedere generalizzato e possiamo chiamare di medicalizzazione della società, in particolare degli anziani. Lasciare gli anziani a una terza età patogena per poi consegnarli al sistema sanitario non è solo un errore sociale costosissimo su un piano economico, è un peccato antropologico. È emersa durante l'emergenza, e i nuovi provvedimenti governativi in qualche modo lo lasciano trapelare, il profilo di uno Stato centralizzatore che occupa e regola ogni aspetto della vita dei cittadini. E dal momento che la situazione drammatica nella quale il Paese si trova chiederà una sorta di New Deal, di nuovo New Deal, cioè di intervento massiccio dello Stato in molti settori, una visione politica che abbandoni i principi di una democrazia sociale liberale e diventi di fatto un sistema centralizzato, fortemente centralizzato, rischia di far arretrare la società in termini di libertà e di democrazia verso quella che è stata definita da diversi sociologi una società parassita di massa. 3 milioni di disoccupati in più a settembre, con un PIL tra il meno 9 e il meno 13, il doppio rispetto alla crisi del 2009. Sono i dati che ha fornito il governatore della Banca d'Italia, Visco, nelle settimane scorse, il 29 maggio. La sua analisi è molto precisa. Finita la pandemia, avremo livelli di debito pubblico e privato molto più alti e un aumento delle disuguaglianze, non solo di natura economica. Serve un nuovo rapporto tra governo, imprese, imprese dell'economia reale e della finanza, istituzioni e società, insomma un nuovo patto sociale. Credo che anche la Chiesa, soprattutto le Chiese locali, possano immaginare di farsi protagoniste non solo di interventi caritativi, ma di una sorta, lo potremmo chiamare così, di patto culturale, umano, di promozione umana, che diviene un patto dalle conseguenze anche sociali, un patto tra gli ultimi della classe e i primi della classe. Perché non raccogliere risorse, a cominciare dalle proprie naturalmente, là dove ci sono disponibili, e favorire progetti innovativi nuovi, di dialogo tra il privato e quelli che rischiano di essere scartati o saranno gettati fuori dalla società. E qui i temi credo che siano quelli a cui si accennava prima, l'istruzione, la ricerca scientifica, il patto fra le generazioni, la cura della vita, sono ambiti di carità, ma vorrei dire che sono anche ambiti di verità, cioè sono ambiti culturali che mettono campo all'ispirazione cristiana. Una carità non dissociata dal pensiero critico è una carità non dissociata dalla stessa affermazione di fede. Il governatore della Banca d'Italia ha chiamato in causa il sistema politico e le culture politiche che oggi vi sono rappresentate. Credo che si debba guardare alla situazione politica prendendo in considerazione il quadro d'insieme. Qui è opportuno fare questo. E dunque privilegiare la dimensione sistemica. Oggi non c'è, a detta di tanti osservatori, un'alternativa a questo governo, ma siamo di fronte a una opposizione fortemente diversificata al proprio interno.
Il sistema italiano, il sistema politico italiano è un sistema del tutto proporzionalizzato e del tutto bloccato. Non c'è stata solo una sospensione, come hanno scritto tanti osservatori, della democrazia a motivo di decisioni necessarie che questo governo doveva prendere. C'è un problema sistemico di fondo, e cioè il sistema politico italiano è un sistema politico bloccato. Anzi, da un punto di vista dell'alternativa di governo, possiamo dire che l'unica forma di dialettica che in queste settimane, in questi mesi, si è manifestata è stata quella tra lo Stato e le regioni, cioè tra forme istituzionali dello Stato stesso, non una dialettica di tipo politico vera. L'impossibilità di scegliere attraverso una dialettica autentica, vera, rispettosa dei valori dell'unità nazionale, come il Capo dello Stato ha richiamato, l'impossibilità di scegliere ostacola la formazione di alternative. Questo è il punto grave di un sistema politico bloccato, perché riduce la spinta della società e degli stessi soggetti politici a pensare ad alternative all'esistente. Un nuovo assetto possibile, ciò che potremmo e si potrebbe immaginare come alternativa, retroagisce di fatto negativamente sull'esistente. Lo propone come il migliore. Ciò che abbiamo, non potendo avere altro, è la miglior cosa possibile. È così che nella storia e anche in questo momento in Italia il reale diventa ideale. Accanto al sistema politico italiano e percepito nella sua dimensione più ampia di relazioni internazionali, dobbiamo immaginare l'Europa, un'Europa che si è dimostrata certamente all'altezza della situazione, più di quello che si poteva immaginare fino a soli qualche mese fa o qualche anno fa. L'Europa ha sempre proceduto a partire da emergenze di tipo economico-finanziario, ma di fronte a questa crisi ha dimostrato di saper fare passi in avanti, di guardinga solidarietà, potremmo dire così. L'Europa rimane però un'incompiuta ed è un'Europa che difficilmente arriverà a definirsi sotto la forma degli Stati Uniti d'Europa, perché accanto ai passi in avanti importanti, soprattutto per i paesi che si sono trovati in questa grave emergenza, l'Europa ha fatto anche qualche passo indietro, consentendo per necessità, ma occorre capire se questo ha un significato limitato nel tempo oppure si prolungherà nel tempo, ai singoli stati, anche quelli meno colpiti dalla pandemia, di intervenire direttamente sul piano economico delle aziende, del privato. Questo è un elemento di grande inquietudine rispetto al disegno complessivo dell'Europa. Credo che per il mondo cattolico, per la Chiesa in generale, il ritorno nella società metta capo a un modo diverso di essere all'interno della società, con iniziative anche dirette, e mantenga la necessità di una sorveglianza critica nei confronti dello sviluppo democratico del paese. Del resto, il Papa, nella Veritatis Gaudium, la Costituzione Apostolica sulla riforma degli studi ecclesiastici del 2018, ha rimarcato la necessità di un perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo, è il numero 3, da parte di tutto il popolo di Dio. Grazie.